Bentornati o benvenuti se siete nuovi, e se siete nuovi io sono Jessica e su questo canale parliamo prettamente di libri. Oggi, come anche avete letto dal titolo, facciamo un book tag, il Bookshelf Q&A book tag, quindi il Q&A della libreria, quindi le domande e risposte della libreria. Tra l'altro, se avete domande in più sulla mia libreria, curiosità che volete sapere, lasciatemelo nei commenti o mandatemi un messaggio, un DM su Instagram. Tra l'altro, come vedete, ho rifatto il colore, quindi mi vedo molto molto meglio anche in camera e direi che iniziamo. In realtà oggi ho un libro diverso, un quaderno diverso, perché mi è stato regalato questo bellissimo quadernino con questa carta riciclata dai miei genitori statunitensi. Se non sapete di che cosa parlo, recuperate i miei libri, devo trovarli in un utilizzo e quindi ho pensato di scriverci dentro tutte le idee per video futuri. Quindi sì, sono 10 domande, iniziamo. Prima domanda, il libro più vecchio della tua libreria? Allora, il mio libro più vecchio è in assoluto Harry Potter e la pietra filosofale, in questa edizione qui, che in realtà aveva una sovraccoperta, che io però ho tolto perché odio le sovraccoperte, ma l'ho persa, non so dove sia, sicuramente in giro per casa, ma non so dove. E questa è luglio 2002, infatti, la 26esima ristampa, luglio 2002. È alquanto vecchio. È il libro più vecchio che ho in libreria. Non è stato il primo libro che mi è stato regalato, ma è il più vecchio che ho in libreria. Seconda domanda, il libro che non toglierai mai dalla libreria. E su questo ci ho dovuto un po' pensare, perché in realtà io tendo molto tipo quelli che ho messo tra i DNF, quelli che non mi sono piaciuti, quelli che a cui non sono legata in maniera emotiva, tendo ad accantonarle da una parte, quindi in libreria in realtà non ci sono. Però se proprio devo pensare quale libro non toglierei proprio mai dalla libreria, devo andare per Becoming Me, Diary of a Teenage Girl di Melody Carlson, nell'edizione della Multnomah, che è questo libro qui in lingua inglese. È un libro, è un Christian book, quindi è un libro cristiano in cui Kathleen affronta la sua vita da teenager entrando un po' in collisione con la sua religione, che appunto è il cristianesimo. E non lo toglierei mai dalla libreria perché questo è stato il primo libro che io abbia mai letto quando ero negli Stati Uniti. Ci sono legata in maniera affettiva e quindi non lo toglierei mai. Tra l'altro ho appena ritrovato il mio biglietto del prom, del ballo di fine anno, appunto dell'anno che stavo lì. Terza domanda, il libro che hai da più tempo in TBR. Allora, in realtà io sono abbastanza brava a smaltire la mia TBR, sono una mood reader, quindi non l'ho mensilmente, però diciamo che la ho annuale, mettiamola così. Avete un po' spulciato sul mio canale, avrete visto che io ho fatto un solo book haul a fine dell'anno scorso per il mio compleanno, inizio di quest'anno, per il mio compleanno, dopodiché non ho più fatto book haul. E questo proprio perché io tendo a comprare in massa i libri, poi li leggo e poi compro gli altri. È difficile che compro libri nel frattempo. Però quello che ho di più, da più tempo, insomma, in TBR è The Poison Pen della serie Riverdale. E questo perché? Perché a me Riverdale piace particolarmente. Quindi la mia migliore amica mi ha regalato questo, io penso un 3 anni fa, ormai 2 anni fa, mi ha regalato questo per, non mi ricordo se per il compleanno o per Natale. Vorrei recuperare prima appunto la serie vera e propria, sempre di libri, perché quella su Netflix l'ho già vista. Vorrei recuperare prima la serie e poi recuperare questa, perché questo è tipo il post serie. Quindi vorrei prima recuperare quella e quindi è stato accantonato, così come in realtà ho altri due libri accantonati che sono arrivati più recentemente, accantonati perché sono tipo mi sembra il quinto o il sesto di una serie e io non ho recuperato quello prima, ne manca uno praticamente nel frattempo e l'altro è tipo il settimo o una cosa del genere che mi ha regalato mio marito per il compleanno, era convinto che fosse il primo e invece è il settimo e quindi vorrei prima, in realtà lo posso leggere anche così perché la storia della serie prima la so, però vorrei prima recuperare appunto i libri. E quindi però questo insomma è quello più vecchio in assoluto che è in TBR. Domanda numero 4, il libro più recente.
Il libro più recente in realtà sono due, perché li ho comprati ultimamente, li ho comprati insieme, e parliamo di One Last Stop di Casey McQuiston, uscito in italiano con il titolo Ancora una fermata. Voi ne vedrete, vi vedrete il reading vlog di questo libro la settimana subito dopo, che la settimana prossima, per voi è la settimana prossima. E questo perché ho preso accordi con la mia migliore amica messicana per leggerlo insieme, io in inglese e lei in spagnolo, perché lei fa parte della comunità LGBTQ e questo è un libro conosciuto, insomma, per avere un per essere un sapphic romance, quindi un libro con protagonisti della comunità, insomma, LGBTQ, e vorremmo, insomma, leggere insieme Italia-Messico, e anche perché vorrei appuntarmi anche le sue frasi preferite, voglio leggere in tandem con lei, quindi l'ho recuperato. Io l'ho recuperato in inglese perché a me piace leggere gli autori che scrivono in lingua inglese, mi piace di solito recuperarli in lingua, proprio perché comunque leggo in inglese, se non leggessi in inglese lo recupererei in italiano. Che secondo me ne ho super sentito parlare benissimo e ho alte aspettative, speriamo che non vengano deluse. Dopodiché, nello stesso pacchetto Amazon, ho preso Il Duca ed Io di Julia Quinn della serie Bridgerton. È il primo volume della serie Bridgerton, tra l'altro è morbidissimo e a me piacciono tantissimo questi libri, perché a me piace piegare i libri. E è della Mondadori, della collezione Oscar Best Sellers. A me piacciono tantissimo queste copertine, in realtà, di tutta la serie. Io la sto vedendo su Netflix, mi sta piacendo tantissimo. Non vedo l'ora, tra l'altro, che esce la nuova serie. Mi piacciono tantissimo le copertine, quindi vorrei recuperarli tutti, però siccome non so la scrittura com'è, vorrei insomma prima leggere il primo e poi vedere se recuperare gli altri. In questo caso l'ho preso in italiano perché la copertina inglese non mi piace. L'edizione o il libro che vuoi di più? E per questo io devo andare con l'edizione speciale di Binding 13 di Chloe Walsh. L'ho letto in Kindle, so che è stata presa dalla Bloomsburg, se non mi sbaglio si chiama la casa editrice, ma le copertine ancora non sono state rivelate. Quello però che ho trovato su Amazon c'è cioè la copertina classica, che è questa qui, che però non mi fa impazzire, e poi c'è questa copertina in particolare, che è appunto l'edizione speciale, che a me piacciono tantissimo, tant'è che sto sperando terribilmente che la casa editrice prenda questa copertina in realtà, perché altrimenti, insomma, vorrei recuperarlo prima che esca con la casa editrice, perché al momento è un self-published, quindi è un autopubblicato. Sesta domanda: il libro di cui hai più di una copia? E per questo, se mi conoscete un minimo, saprete che io parlo spesso di questo libro qui, che è I ragazzi della Via Valle, ma c'è un altro libro di cui ho più copie, ed è Peter Pan, perché la mia fiaba preferita è Peter Pan. E al momento io ho questa copia della Mondadori, della Oscar Junior Classici, che è anche illustrata, se trovo le illustrazioni ve le faccio vedere, che è anche illustrata, che mi piace tantissimo. E ho questa edizione qui, queste sono quelle che ho a portata di mano, e ho questa edizione qui della dell'Ippocampo, che sono queste con i vari pop-up che mio marito mi ha regalato per il compleanno. Mi ha regalato sia questa che Alice in Wonderland, Alice in Paese delle Meraviglie, e li volevo perché appunto mi piacciono le copertine. In realtà non l'ho mai letto, nel senso, ho letto questa versione, però questa in particolare non l'ho mai letta, perché secondo me ti devi mettere lì con calma e vedere tutte le immagini, tutto quanto, e io al momento, con un bambino di 14 mesi e mezzo, non ho il tempo materiale di mettermi lì con calma a vederlo. E ho scelto questo libro perché in realtà, oltre a queste due, dentro casa girano anche quelle di mio figlio, e ne abbiamo due. Una è quella cartonata e una è quella sempre junior, che ha le pagine un pochino più spesse, però non sono cartonate, quindi decisamente è quello. Domanda numero 7, la serie più lunga che hai? Allora, la serie più lunga in assoluto che è sulla mia libreria è del manga Le situazioni di lui e lei, che se avete visto il wrap up in cui ve ne parlo, ve lo lascio linkato
qui e giù nell'info box, se non mi sbaglio era il wrap-up di aprile, ma non sono sicura se era marzo o aprile, quindi comunque ve lo lascio linkato. E l'ho messa tra i DNF dopo tipo il 12° volume, però in realtà sono 21 e sono qui. Prima o poi, molto probabilmente, li rivenderò, però per il momento è questa. Tolta questa, quindi se dovessimo parlare di libri veri e propri, quindi non di manga ma di romanzi, la serie più lunga che ho è Harry Potter and the Philosopher's Stone, quindi la serie Harry Potter di J.K. Rowling. In questa edizione, io l'ho in questa edizione della Bloomsbury, e la ho in lingua inglese perché mi piaceva tantissimo. Questa arrivava con il cofanetto, che è da qualche parte sopra la libreria, ma se li tiri fuori poi non ci rientrano, e quindi li ho qui, li ho da questa parte, però senza cofanetto appunto, ma sono bellissimi lo stesso, quindi va bene lo stesso. Ottava domanda: come organizzi la tua libreria? Allora, la mia libreria, io ve ne ho parlato nel tour della mia libreria, di cui vi lascio il link nelle schede informative e giù nell'info box. È un po' organizzata in vari modi. Ho alcuni autori che sono organizzati per titolo di libro e alcuni autori che sono organizzati per autore. E questo perché vado molto a come ricordo il libro, o meglio, quando organizzo la libreria io decido, ok, questo libro come me lo ricordo, per il titolo o per l'autore? E lo metto in base, lo metto in ordine alfabetico in base appunto a o il titolo o il nome o il cognome dell'autore. Proprio perché vado in base a come me lo ricordo della serie. Harry Potter, J.K. Rowling, ma sta la H di Harry Potter. Federico Moccia, che perché mi pare che sto qua, sta, quindi Federico Moccia sta la F, perché me lo ricordo come Federico Moccia. Quindi è organizzata un po' in entrambi i modi. Vorrei in realtà riuscire ad organizzarla solo per cognome dell'autore, ma temo che poi non mi ricorderei dove stanno i libri. Quindi penso che questa sia la mia organizzazione migliore. Una domanda: hai ancora spazio? Sì, in realtà sì. In realtà ho due scaffali, quindi uno scaffale per un ripiano per scaffale vuoto giù in fondo, anche se devo ancora organizzare tutti i libri che ho letto quest'anno e quelli che ho. Voi non lo vedete, ma qui c'è un mobiletto con due ripiani, che ci sono i libri che non ho ancora letto e che comunque andranno poi organizzati qui. Quindi se io andassi ad oggi ad organizzare i libri che ho letto fino ad ora e i libri che ho ancora in TBR, probabilmente quei due ripiani non mi basterebbero, quindi sicuramente in futuro prenderò altre librerie. Queste sono quelle dell'IKEA, ma non sono la Billy, sono la Gersby, mi sembra si chiami, perché è più economica e io amo cheap batch, ok? Tra la Billy e questa io non capisco qual è la differenza, esteticamente a me sembrano uguali, tra l'altro queste comunque esteticamente mi piacciono e quindi vado per queste. Ultima domanda: decori la tua libreria? Come vedete, sì, la decoro. Non ci sono una miriade di cose, mi piace tremendamente. Se ve la ritrovo ve la lascio qui, c'è un profilo su Instagram e lei ha praticamente penso sia un ripiano solo in realtà, ma lei sopra questo ripiano, praticamente sopra i libri, ha tutti i fiori finti e io lo trovo bellissimo, ma io non ci avrei mai la pazienza di fare una cosa del genere. Cioè, per me questi che già stanno sulla libreria già è troppa roba. In realtà ci sono perché non so dove altro metterli e quindi li ho messi davanti ai libri, altrimenti non ci sarebbero nemmeno quelli, perché sono pigra e quindi il fatto di dover togliere qualcosa da davanti per poter prendere il libro mi manda i pazzi. Però sì, la decoro in maniera molto blanda in realtà, però sì, è decorata la mia libreria. Queste sono tutte le domande di questo video tag, ve le lascio comunque nel box informazioni, rispondete a qualche domanda nei commenti e fatemi sapere qual è il libro che voi avete da più tempo in TBR. E noi ci vediamo la prossima settimana con il reading vlog di One Last Stop, o ancora una fermata. Ciao!